Oggi noci di cocco. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti qui nella nostra cucina virtuale, dove ogni ricetta risulta al 100%. Yeah. E se non vi risulta vuol dire che siete proprio scarsi. Non è vero. Comunque sono tutte ricette collaudate, come quella del gelato che vi proponiamo oggi. Beh. Il gelato piña colada, un gelato un po' dal sapore esotico, molto fresco, molto buono e molto furbo e facile da fare. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Bene. Ed eccoci pronti per il nostro gelato alla piña colada. Allora, vedrete che è semplice. Dovresti fare la mossa con la gonnellina. La farei tu durante l'intro o la chiusura del video. Allora, sono pochissimi ingredienti e tra l'altro nulla da sbucciare, nulla da... perché potete farlo col cocco vero e con l'ananas vero. Ma questo è il gelato furbo piña colada. Come fanno il cocktail del resto? Non immaginate che nel cocktail ci mettano il cocco appena frullato. Allora... cominciamo subito. Come prima cosa prendiamo 400 grammi di latte di cocco buonissimo. Io questo l'ho comprato proprio questa settimana alla Lidl perché c'è la settimana giapponese del cocco cinese o giapponese? Cinese? Asiatica diciamo. E questo c'è in questa versione, nella versione light. Noi per il gelato usiamo la versione fat. Poi 200 ml di panna da montare, poi dello zucchero per dolcificare la panna da montare, 70 g di zucchero e poi del succo d'ananas quanto basta. Io credo che farò pari quantità di ananas e di cocco, quindi 400 ml di ananas e 400 ml di cocco. Questo è 100% frutta. Potete utilizzare anche quello dolcificato, è la stessa cosa. Cominciamo subito. Allora, in una ciotolina versiamo la panna da montare, dentro la quale metteremo lo zucchero. Io ne metto 70 grammi e montiamo a neve la panna. Ok, panna montata, assaggiatela, perfetto, deve essere abbastanza dolce. All'interno della panna versiamo il nostro latte di cocco, tutto quanto, così, e mescoliamo i due ingredienti. Adesso dovete fare una cosa, prova assaggio zuccherosità, prendiamo un pochino di questa crema, pucciamola nel succo d'ananas e assaggiamola. Se l'ensemble è abbastanza dolce, ok così. A me piace questo tipo di dolcezza. Se vi sembra un poco dolce, aggiungete nel succo d'ananas lo zucchero a piacere, quindi più o meno zuccherato. Dipende anche molto dall'asprezza del vostro succo d'ananas. E versiamo tutto nella ciotola. Voilà! Ora amalgamiamo il tutto. Il composto si fluidificherà un pochino, ma è normale. Bene, fatto ciò, spostiamoci in gelatiera. Io il timer l'ho puntato ad un'ora, ma vengo sempre a controllare il grado di cremosità. Ci vediamo tra un po'. Meraviglioso, guardate che bella la consistenza, cucchiaino pulito e piccolo assaggio. Volete? Vediamo com'è. Buonissimo, dolce, giusto, con una punta di asprino. Se volete mettere il rum, mettetelo nell'ananas. Un 60-50 ml di rum ci stanno benissimo per un gelato un po' più adulto. Un gelato esotico che con il rum potrebbe diventare anche erotico. Noi vi lasciamo alle foto. E ci vediamo dopo. Ciao. Ciao.
Bene, avete visto com'è semplice con la macchina del gelato creare questo simpatico gelato, appunto, per le serate più romantiche, per le serate più esotiche. Ma se ti chiedono senza macchina del gelato si può fare? Sì, si può fare, no, non si può fare, quindi dovete attrezzarvi un qualche cosa con la macchina del gelato, perché veramente ci vuole un po' di mantecatura. Sì, ci vuole molta mantecatura e soprattutto vi dico una cosa, anche per la macchina del gelato. Molto spesso molti dicono: la mia macchina del gelato ghiaccia, non monta, avete troppa fretta. Nel senso che nel momento in cui si creano i cristalli di ghiaccio, non significa che la macchina del gelato abbia ghiacciato, sta congelando il vostro composto. Voi dovete aspettare, dovete far superare questo step e fare sì che al ghiaccio la macchina faccia inglobare anche l'aria. Dopodiché il gelato monterà e diventerà soffice e senza cristalli. Bravo. Se la fermate prima perché pensate che la macchina abbia già esperito il suo lavoro, vi verrà un gelato slegato. Invece fatela andare, il mio gelato è andato per 1 ora e 10 minuti, quindi ho aggiunto. L'unica accortezza che ho avuto è stato staccare la parte ghiacciata del gelato dalle pareti, perché è normale che la gelatiera abbia le pareti che ghiacciano di più, quindi l'ho staccata con una spatolina in plastica. Dopodiché ho rimescolato e ho riavviato la gelatiera. Bene. E viene così buonissimo. Bravo. Altra tips: se volete un gelato adulto da offrire magari per un dopo cena, questo è bello. Gelato adulto, dimmi. Ti aggiungi cosa? La banana? No. Ci aggiungi il rum. Avevate pensato male. E invece no. Si aggiungete il rum. 60 ml di rum insieme all'ananas, senza modificare gli altri ingredienti. In aggiunta, 60 ml di rum porteranno un sapore un pochettino più alcolico e adulto al vostro gelato. E Gabriele dopodiché dirà molte più fregnacce di quante ne dice abitualmente. Bene, quindi se anche a voi piacciono le noci di cocco e vi piace anche l'ananas, questo è il gelato giusto per voi. Preparatelo e offritelo ai vostri amici, così passerete delle bellissime serate d'estate. Certo, giusto? Immaginando di essere in qualche atollo tropicale. Sì, bravo. Bene ragazzi, se questo video vi è piaciuto, pollice in su e veniteci a trovare sulla pagina Facebook di Due Cuori Una Cappa. Perché? Cosa c'è là? Perché in questo periodo stiamo mandando tre ricette al giorno che vi possano interessare e invogliare a cucinare anche in questa torrida estate. Ricette facili, genuine e di sicura riuscita. Bene, quindi a noi non rimane altro che rimandarvi al prossimo video. Ci vediamo sempre qui sulle vostre tavole. Ciao!